È stato il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ad annunciare in apertura dei lavori del Consiglio Comunale il passaggio di testimone di alcune deleghe importanti in giunta che coinvolgono anche lo stesso primo cittadino. Il sindaco si libera di due deleghe molto pesanti che sono l'urbanistica e le politiche sanitarie, che oggettivamente mi gravano di grandi responsabilità ma anche di grande impegno personale alla luce di quello che è avvenuto con la mia nomina a presidente dell'ATO Toscana Sud in questo momento molto difficile per i rifiuti, quindi nomina che mi drena molto tempo e quindi sento la necessità di liberarmi di queste due deleghe. La prima, l'urbanistica, l'ho conferita in testa all'ingegner Sacchetti, che ha tutta la competenza e la professionalità per svolgerla al meglio e ha la mia fiducia e quella dei partiti di maggioranza. E le politiche sanitarie anche logicamente stanno bene insieme alle politiche sociali e quindi in capo all'assessore Tanti, la quale però a questo punto avrebbe un numero di deleghe eccessivamente elevato, per cui si libera di sport e politiche giovanili che confluiscono sull'assessore Nisini. L'assessorato così come si configura diventa un assessorato delle politiche alla persona pienamente inteso, perché unisce le politiche all'istruzione, unisce le politiche di coesione sociale, unisce le politiche sanitarie, le politiche della famiglia. E quindi è evidente che anche rispetto al nuovo assetto politico che la Regione sta dando con le nuove zone, con i nuovi compiti che le amministrazioni comunali hanno rispetto al segmento anche solo della sanità, non si poteva che ipotizzare una formula che fosse più efficace ed efficiente, quindi la scelta condivisa dal mio punto di vista del sindaco di ridistribuire le deleghe mie all'assessore Nisini. Avrò bisogno ovviamente del supporto di Lucia ai primi giorni anche per... insomma, per vedere anche le ultime cose fatte e poi insomma comunque siamo sempre operativi, ecco, si darà una continuità anche allo sport e alla politica giovanile. Spero di poter, come dire, contribuire con la mia professionalità a pianificare dal punto di vista urbanistico un futuro per Arezzo. Non si sono ovviamente fatti attendere i primi commenti. L'assessorato allo sport e le politiche giovanili era della Tanti e nessuno se ne è accorto in città. L'assessorato all'urbanistica era del sindaco, insieme alla cultura tra l'altro e a tutte le beghe che ha un sindaco, e nessuno se ne è accorto. Speriamo che adesso Sacchetti e Nisini facciano qualcosa in questi settori.